Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo prodotto che ultimamente è super super chiacchierato. Si tratta dell'Ove Smile Detox della Mercy Andy, che è un sbiancante, trattamento sbiancante da 14 giorni per i denti. È in vendita da Sephora a 19,90 euro. Il trattamento è fatto da 14 giorni, quindi sono, vi faccio vedere, sono 14 di queste bustine. Eccole qui, a me ne sono rimaste 4, ma una devo ancora farla oggi, quindi ok. E ho tenuto anche tutte quelle vuote per farvi vedere che l'ho davvero fatto. Sono tutte vuote. Oltretutto hanno anche un buon profumo di menta. Allora, intanto come si applica? Questa bustina si va aperta, si mette in bocca, si fanno degli sciacqui continui per 10-15 minuti. Dopodiché, stando attenta magari a far passare bene l'olio in tutte le parti delle bocche e dei denti, si risciacqua e si è a posto. E contiene il 99% di ingredienti di origine vegetale, quindi se accidentalmente le ingerite un pochino, non succede assolutamente niente. Gli ingredienti sono l'olio di cocco, il polvere di carbone vegetale e aroma. In questo caso l'aroma di menta, che è davvero molto fresco. Rimettiamoli via perché vi parlo di altro. Tante persone ne stanno parlando ultimamente e gliel'hanno mandato la ditta. Il mio è una recensione invece completamente imparziale perché è stato acquistato. In questo caso me l'ha regalato mia mamma per il mio compleanno, quindi oltretutto grazie mamma. Cosa dire? È fatto in Francia con il 99% di ingredienti di origine naturale, l'ho detto. Alcune persone dicono che effettivamente 19,90 euro per dell'olio di cocco è troppo caro. Può anche essere, ma voi avete provato a fare degli sciacqui con solo l'olio di cocco naturale? Fa un po' schifo, ve lo assicuro, però provateci, alla fine è olio di cocco. Riprendiamo un'antica tradizione che è l'oil pulling, quindi la pulizia con l'olio. Se vi aspettate miracoli per lo sbiancamento dei denti, non lo fa. Però nel mio caso, ad esempio, io ho dei denti e soprattutto le gengive molto sensibili. Io non posso fare lo sbiancamento professionale dal dentista perché vado a irritare troppo le gengive e oltretutto sono così delicate che non posso neanche usare. Sapete quelle strisce che c'è in farmacia, strisce da applicare sui denti, da tenere mezz'ora? Ecco, no, vanno a irritarmele troppo e oltretutto tendono a sanguinarmi ogni volta che lavo i denti con lo spazzolino, con le setole. Ho risolto con lo spazzolino, ad esempio, e con le setole in silicone, ma è un problema, sembra una cosa strana, ma è un problema molto comune. Quindi questo trattamento sbiancante, che alla fine ti va a, guardate, che alla fine va a rimuovere intanto le impurità in mezzo ai denti, non in mezzo ai denti, tra i denti, e poi li sentite subito più lisci, più senza impurità, senza niente, davvero è valido, ma io lo trovo molto valido. E sbianca leggermente i denti, questo sì, un grado di colore, non fa quei miracoli da trattamento professionale, ma è comunque sì un'alternativa naturale. Ad esempio, parlano anche di trattamenti naturali sbiancanti col bicarbonato e limone, ma per me è sempre troppo aggressivo perché il bicarbonato va a grattare. Quindi ho trovato un'alternativa che uno è gustosa perché 10 minuti la metti in bocca, 10 minuti ogni tanto che faccio sono lì, faccio altro, quindi proprio ce li ho 10 minuti al giorno. Poi io ve lo straconsiglio davvero e credo che sia davvero valido nel mio caso, ma come in tanti altri casi, anche da fare ad esempio come trattamento ogni 2-3 mesi, perché va a pulire bene i denti, è adatto a chi non riesce a fare ad esempio la pulizia professionale del dentista, come nel mio caso. Una novità sì, ma è una novità in questo caso, ma di una tecnica che è già usata da tanto tempo, l'oil pulling. Quindi perché no? Io vi consiglio di provarli. Oltretutto, con gli sconti da Sephora, provate a usarlo scontato. Secondo me non tornate indietro. Questo
Questa ovviamente era la mia recensione personale, ma mi trovo davvero molto bene. Grazie per avermela fatto provare. E sì, lo stra consiglio. È disponibile in tre varianti di aroma: liquirizia, frutti rossi o menta. A me piace davvero molto la menta. E fatemi sapere se l'avete provato, come vi siete trovate. Io, come sempre, spero di esservi stata utile. Se ti è piaciuto il video, mettimi un like, iscriviti al canale e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella, così verrai avvisato quando carico un altro video. E alla prossima! Ciao! Toc toc! Ci siete ancora? Mi stavo dimenticando di dirvi una cosa che avevo notato ed è che secondo me è buffina. Leggendo le varie indicazioni che sono in francese, ma sono semplici anche da capire, è scritto in modo anche buffo, carino. Avete presente i prodotti da Lush che sono sempre descritti in questo modo simpatico? Ci assomiglia davvero tanto, quindi se amate i prodotti da Lush, sono sicura che vi piacerà tanto anche questo. Ciao, questa volta per davvero.